siamo sempre stati molto, diciamo, improvvisare finora, lasciando alla fantasia e alle capacità personali di chi era sul posto, quindi avere un approccio abbastanza scientifico in questo caso ci aiuta. L'interazione con persone autistiche in situazioni di emergenza. I vigili del fuoco di Arezzo hanno infatti deciso di lanciarsi in questa nuova avventura, un percorso condiviso con l'associazione Autismo Arezzo. Ci possono essere delle strategie, soprattutto sul lavorare in prevenzione e anche soprattutto su quanto riguarda l'intervento per aiutare le persone con spettro dell'autismo ad essere collaborative con in questo caso il corpo dei vigili del fuoco. Abbiamo visto quanto sia importante stabilire una relazione visiva con queste persone, però ci sono scenari di intervento dove il vigile del fuoco arriva che è un mostro a questo punto, nel senso che c'ha una maschera con un autoprotettore, c'ha un elmo. E diventa difficile, nel senso che è difficile, per cui la reazione spontanea è quello che dicevo prima, cioè dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione. Se pensiamo a un'emergenza, i vigili del fuoco in genere sono i primi che arrivano, quindi i primi che hanno l'impatto con le persone che sono in difficoltà, anche chi sta male, perché alle volte arrivano prima i vigili del fuoco. E non è mai scontato e non è solo per gli autistici, è proprio per le persone che hanno difficoltà a rapportarsi con l'altro. Un'iniziativa che si inserisce nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare massimi standard qualitativi della capacità di risposta in situazioni di emergenza. Siamo pronti ad acquisire tutto e siamo pronti anche a lavorare sia in termini di ridefinizione di modalità di approccio operativo, e siamo pronti anche a lavorare e a confrontarci su quella che è l'attività di prevenzione, cioè diffondere cultura di sicurezza.